Eccoci qua. Abbiamo appena finito un viaggio lunghissimo per arrivare a questo punto, per approdare in uno dei parchi più grandi di Toronto, Morningside Park. Spero da lì potremo avere dei incontri ravvicinati con i salmoni. E ragazzi, non ci resta che andare, incrociamo le dita, ci vediamo lì. C'è 10 minuti di bicicletta da fare, ma non ci fanno paura sicuramente. E ragazzi, siamo arrivati qui su questo piccolo fiume che mi sfugge il nome, non lo so, ho cercato di vedere su Google Maps ma non mi dà il nome, forse è troppo piccolo. E già ho visto salmoni saltare lì giù, quindi suppongo ci siano alte probabilità di poter fare un incontro ravvicinato. Questo è un bellissimo posto, ho visto molti uccelli particolari pure. Speriamo di riuscire a fare bei video e belle foto, dai! Ragazzi, ci sono molti salmoni in questo punto, molti, e appena mi hanno visto si sono spaventati. L'acqua è molto chiara, limpida. La cosa più difficile, perché potrei andare nell'acqua, qui l'acqua è pulita, però scapperebbero in ogni modo e non riuscirei mai ad avvicinarmi. Però guardate quanti, non so se riuscite a vederli, guardate, si vedono? Sono almeno una decina qui, sono enormi. Forse risalendo il fiume magari riusciamo a... vederne qualcuno in una parte più stretta del fiume con meno acqua. Ok, cerchiamo di risalire il fiume. Ah, lì ce n'è uno morto, due morti. Morire per i salmoni dopo la riproduzione è un evento normale. Eccoli. Qui ce ne sono due. Ah, è pieno di salmoni morti. Questo deve essere morto da poco, è enorme. Non è il tipo di incontro ravvicinato che speravo. Però guardate come sono grossi. Questo deve essere morto da poco. Peccato. Molti di loro fanno in tempo poi a tornare indietro, a tornare nei mari o nei grandi laghi, da dove provengono. Però molti muoiono nel difficoltoso tragitto che li porta a viaggiare migliaia di chilometri, centinaia di chilometri, per riprodursi. Wow ragazzi, in questo invaso qui ce ne sono a dozzine, direi. Non so se si possono vedere, ma sono grandi, sono enormi. Guardate che belli, l'acqua è profonda però. Guardate che belli, sono enormi. Spero si possano vedere con la fotocamera. Ecco ragazzi, ne vedo uno. Vediamo se riusciamo a avvicinarci ancora di più.
E ragazzi, questo sì che era un incontro ravvicinato, eh. Mi ha fatto anche il bagno. È stato molto bello vederlo così da vicino. Mi dispiace che l'ho spaventato, ma mi ha spaventato anche lui, eh. Oh no, queste sono le uova. Queste, ragazzi, sono le uova di salmone, credo. Qualcuno può confermarlo? Com'è possibile che siano? Forse sono state deposte quando il fiume era più, l'acqua era più alta, poi quando si è ritirato. È un peccato però, guardate, sono moltissimi. E ragazzi, c'è un animale lì, credo sia, dovrei conoscere la fauna qui, sembra, non so, un bisone no. Ma guardate che bello, lo vedete? Può essere un ermellino, che cos'è? Veloce, eh? Oh, si è immerso. E ragazzi, spero che sia riuscito a fare qualche buon video, a filmare i salmoni in modo bello, in modo che si possano ben vedere. Ad ora non lo so, poi lo vedremo insieme una volta che scarico tutto quanto sul computer. In ogni modo, è stato un piacere venire qui, un bel parco, non c'ero mai stato. Sicuramente merita una visita più approfondita, ma io mi sono fermato soltanto ad un pezzo del fiume. Il parco è enorme, per cui sicuramente tornerò qui un giorno e andrò in giro, vedrò che cosa c'è altro da fare. E con questo è tutto. Spero vi siate divertiti. Ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Io vi mando un saluto. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ciao da Morningside Park.